Once written in the stars, a pathway set in stone, a candle in the night. Once written stars, a pathway set in stone, a candle in the night to guide your way back home. Then somewhere in your memory, calling from a io inizio a tagliare la torta che stanno venendo i ragazzi. L'avessi mai incontrata, gambe più lunghe di un'autostrada, ai che pugnalata, donna più bella dell'amore, promessa calda che viene e va, accidenti, peccato che non si lascia andare, accidenti, peccato che non si lascia amare. Io torno subito, vado in bagno. Vuoi vedere che questa volta si lascia andare? Vuoi vedere che questa volta si potrà fare? Ma non mi dai, ma non mi massuma dai, ma non mi massuma dai, ma non va, si è bruciata la lampadina. Che diavolo sta succedendo? Sarà successo qualcosa a Elia? Ma era andato in bagno. Forse gli è successo qualcosa, è meglio che andiamo a vedere. Con gli occhi di velluto non l'avessi mai incontrata, gambe più lunghe di un'autostrada, ai che pugnalata, donna più bella dell'amore, promessa calda che... Elia, stai bene? Elia!
quella luce? Siamo finiti. Ma sembrerebbero astronavi. Ma dove siamo finiti? Ragazzi, per me siamo sempre a Torre Vecchia Pia, soltanto che siamo nel futuro. Sembra disabitata. Dai, proviamo a entrare. Attenzione, terrestri! Ciccioni, ciccioni, grassoni, azzurri, verdoni! Attenzione, terrestri, vi ammazzerete tutti! Piantatela, terrestri, vi ammazzeremo tutti! Attenzione, terrestri! Attenzione, terrestri! Fare. La casa sembra disabitata, è proprio un luogo sicuro. Chissà Elia, non l'abbiamo più trovato. Già, ma anche Mattia non c'è più. Ci risiamo. Sono qua giù, venite a vedere cosa ho trovato. No, metti subito giù quello che hai trovato. Perché è solo una chiave, non vedete? Quella è la chiave del tempo. La padrona di casa era la guardiana della chiave. Ma se è la guardiana, perché non c'è? Boh, forse sarà scappata dagli alieni. E se fosse finita anche lei nel water? Provate a immaginare a cosa... Attenzione, terrestri, vi ammazzeremo tutti! Presto, perquisite la casa! Noi stiamo rincorrendo i cittadini perché ci prendono in giro, utilizzando un'antica canzone. Dobbiamo tornare nel passato e bloccare coloro che inventarono tutto ciò.
abbiamo saputo che si chiamano giullari. Vogliamo cancellare la loro ironia e per farlo useremo questa. Quest'arma cancella la capacità di ridere in chiunque si trovi sotto il suo raggio d'azione. Li azzitteremo tutti e nessuno riderà più su questo pianeta. E nessuno ci prenderà più in giro. Presto, non state lì impanati, dobbiamo scappare! Non potete restare qui, se gli alieni mi prendono, vi uccidono tutti! E voi cosa farete? Conosciamo questa casa, c'è un'uscita sul retro. Dov'è la porta del tempo? La porta del tempo è quella, ma fate attenzione, potrebbero... Siete finiti! Ma non è questa la porta del tempo! E allora qual è? Maledetto! Di nuovo! No! Non è la chiave di questa porta! No! Ehi, guardate! Guardate, c'è un castello! Dove siamo finiti questa volta? Mi sa che siamo finiti nel Medioevo. Stranieri, da dove venite? Abbiamo bisogno di parlare urgentemente con Re. Potete portarci da lui? Thank you.
Ci sono degli stranieri che chiedono di parlare con lei. Un attimo. Chi sarebbero costoro? Non lo sappiamo. Ditela alla regina. Io torno a dormire. Sentiamo, perché mi avete disturbato? Sua maestà, ci sono degli stranieri che chiedono un'udienza. Non potevate dirlo al re? Il re ha detto che affari importanti da svolgere. Immagino che affari. Va bene, li riceverò io domani. Chi siete? Da quale strano paese arrivate? Siete nuovi giullari? Qui di giullare ce n'è uno ed è Pio Narciso. E chi è Pio Narciso? Su mi! Tu non ci crederai, ma noi veniamo esattamente da futuro. Ma non dite buffonate. Noi veniamo esattamente dal 2004. Guarda se non ci credi. Elia Boari. Che miniatura perfetta! Ma chi è il pittore? Ma è una foto. Taci, donzella! Ascoltami bene. Noi, per una magia sconosciuta, stiamo viaggiando nel tempo. Nel futuro c'è qualcuno che vuole eliminare la risata dalla storia. Eliminare la risata? Ma come? Distruggendo i giullari del Medioevo. Giullari del Medio che? Del Medioevo. Testone del tuo tempo. Dobbiamo escogitare un piano. Un che? Va bene, tutto quello che volete. Ne va della mia pelle. Ehi ragazzi, mi è venuta in mente una canzone. Più giullar, più narciso, illumino il tuo viso e la mia canzone fa ridere le persone. Nella torre un bel dì, chi passò di lì, d'altro mondo e natura, senza mai paura. Thank you.
Ciao Regina, volevamo dirti che... Grazie Maestà per averci accolto. Da dove venite, stranieri? Dal futuro, Maestà. Siamo venuti per avvisarvi di un grosso pericolo. Dal futuro? Siete pazzi! Avete sentito, guardie? Dal futuro! Non siamo pazzi! E questa è la prova! Degli alieni vogliono impedirvi di ridere. Dammi quell'oggetto! Guardie, prendetegli quell'oggetto! Lo voglio! No, potrebbe essere pericoloso! Non la tocchi, Maestà! Ma cosa mi succede? Mi sento così triste! Ma allora non siete pazzi? Siete dei maghi! E voi, delle perfide streghe! Guardie, imprigionateli! Ma abbiamo lasciato anche una porta che abbiamo trovato. Così se volete scappare potete uscire sempre da lì. Siamo spacciati. Illumino il tuo viso, è la mia canzone, fa ridere le persone.
torre un bel dì, chi passò di lì, d'altro mondo e natura, senza mai paura. Di una chiave d'alto man per evitare down, videro il mio aspetto e fecero un balletto. Di una chiave d'alto man per evitare down, videro il mio aspetto e fecero un balletto. No! Che barba! Che barba! Ehi ragazzi, sono io, Pio Narciso! Raccontiamogli della bomba. Va bene. Siamo riusciti a scappare dagli alieni. Abbiamo preso la bomba e adesso ce l'abbiamo noi. Ma sfortunatamente la regina Riso e l'arma l'ha colpita. Vi aiuto io, bisogna distruggerla. Mi è venuta un'idea. Io di risate me ne intendo. Niente da fare, non c'è neanche una crepa. Sono sicuro che nemmeno l'arma più micidiale può resistere ad una risata fortissima. È vero, ma nessuno di noi riesce a ridere così forte. È vero, ma se provassimo tutti insieme? A me però non viene da ridere. Giullare, provaci tu. Così nessuno potrà più andare nel passato. Preoccupati? Si è rotto lo scarico un'altra volta. Abbiamo viaggiato nel tempo. Finalmente sappiamo perché Torre Vecchia Pia si chiama così. Ora basta stupidaggini, rimettete a posto che è tardi. Ma noi... Ora basta, la festa è finita. Voglio cantarvi una nuova canzone. Che dice?
viaggiano nel tempo e incontrano un giullare sempre contento. Cos'è? Ah, che bella, così così me la tengo. Voglio cantarti una nuova canzone che divertirà un sacco di persone.